Buon pomeriggio, benvenuti in conferenza stampa post-gara di Spal Monza, ventesima giornata di Serie B KT 2020-2021. Iniziamo con le domande per il nostro tecnico Pasquale Marino, dal resto del Carlino con Mauro Malaguti. Buonasera Mauro, prego. Buonasera Marino, Buonasera. pregio, vorrei sapere il suo parere un po' sul risultato e anche sulla prestazione della squadra che a noi ha dato l'impressione di impiegare un po' di tempo a entrare in partita con aver avuto magari un approccio un po' faticoso, non solo per il gol subito, ma poi da metà del primo tempo di esserci entrata e anche bene di aver fatto una buona prestazione. Ma io non sono d'accordo perché l'impatto alla partita è stato positivo, solo che dopo il gol invece abbiamo avuto un momento di sbandamento perché alla prima opportunità che hanno avuto sono stati bravi a sfruttarlo. Quindi la squadra è entrata bene in campo, abbiamo cercato di fare possesso anche nella loro metà campo, abbiamo avuto qualche opportunità, abbiamo creato apprensione. Dopo, diciamo, il primo tempo equilibrato così, nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Per me sono contento dei ragazzi, di quello che hanno fatto i ragazzi oggi e affrontare una delle corazzate del campionato senza che hanno tirato in porta. Berisha non ha fatto nessun intervento a parte l'azione del gol, quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti, ecco, faccio i complimenti alla squadra. E per il risultato, sulla base di C'è quello anche il che rammarico perché credo che abbiamo avuto qualche buona opportunità noi fino al 92esimo, no? Che purtroppo Moro è arrivato all'ultimo e l'ha preso con lo stinco e ha tu per tu col portiere, quindi da questo punto di vista secondo me potevamo vincerla, ecco. L'ultima domanda che le faccio riguarda un po' l'attacco. Oggi avete giocato veramente in una condizione di emergenza. È rimasto soddisfatto di quello che hanno fatto i giocatori davanti? Sì, hanno fatto quello che potevano fare, hanno fatto bene. Grazie. Prego. Leonardo Biscuola, lo spallino.com. Buonasera, prego. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Mister, io le chiedo un commento sulla direzione di gara dell'arbitro Marinelli, considerando che c'è stato qualche episodio, a mio avviso, meritevole di moviola, diciamo così. Un riferimento, ad esempio, potrebbe essere all'azione di Paloschi nel primo tempo. Per me il rigore è tutta la vita, quindi è inutile commentare, a parte che non mi è piaciuto in tante occasioni. Mi sembra, non so a che minuto, c'è stato un fallo di Barberis su Strefezza, che se l'ho andato a riguardare è da espulsione, ma a parte quello, dai, io guardo la prestazione, il rigore poteva determinare un risultato diverso. L'ho visto e rivisto nell'intervallo, l'ho visto adesso e secondo l'arbitro non c'era, quindi andiamo avanti. Credo che all'andata per molto meno abbiamo subito un rigore e mi sono costate 2 giornate, quindi ci sono andato vicino anche oggi, mi è andata bene solo un'ammonizione. Sì, effettivamente è andata meglio oggi. La seconda domanda invece riguarda un commento su SEC. Numericamente oggi sappiamo tutti la situazione in cui era la Spal, però le volevo chiedere se dopo la partita con la Juve, titolare anche oggi, se SEC titolare è principalmente per mancanza di alternative, oppure se potremmo vederlo titolare anche le prossime partite, in quanto insomma, può essere all'altezza della situazione. Questa domanda non posso rispondere perché dobbiamo vedere se arriva qualcuno, se sono bravi, meno bravi, non lo so, lo dirà il campo. Quindi dobbiamo vedere quando recuperano gli acciaccati, per cui viviamo di partita in partita, non possiamo dire adesso cose dobbiamo fare fra qualche settimana. Ecco. Alessio Duatti, la nuova Ferrara, buonasera, prego per le domande. Buonasera. Buonasera. Buonasera mister, le chiedo semplicemente un commento sulla partita di Luca Mora che ha giocato a mio avviso una gara generosa, però ovviamente è sembrato discretamente indietro di condizione. Ecco, anche in questo se ci può un pochino aggiornare sulla tempistica di quanto gli possa servire per essere al top nei 90 minuti. Grazie. Intanto oggi ne ha fatti 6, 60 sui 90 o giù di lì, insomma 60, 65, però
È normale che dopo più di un mese che non faceva una partita ufficiale, è normale dopo un periodo che si è allenato a parte, adesso sta cercando di trovare la condizione e migliorerà di partita in partita, ecco. Però sappiamo del contributo che ci può dare e oggi si è visto non il Mora che conosciamo, però è chiaro che la strada è quella, insomma, migliorerà giocando. Alessio, la seconda se vuoi. Ok, Posto così, grazie. passiamo ora a Davide Swattin, tuttomercatowebestense.com, prego. Buonasera, mister. Buonasera. Semplicemente ci commenta il gol di Valotti che è stato un bellissimo gesto tecnico. Sì, è stata bella anche l'azione. Abbiamo mosso palla da un lato all'altro e poi c'è stato un ulteriore cambio gioco e lui si è inserito come sa fare solitamente. O parte da destra o parte da sinistra, però c'ha nel DNA l'inserimento e anche oggi l'ha sfruttato. Spalmondo si è giocata, ora testa al Cosenza, ma prima c'è la fine del mercato. Che cosa si aspetta dalle prossime 24 ore? Si parla di Donnarumma come possibile innesto, cosa ci può dire? Ma non lo so, non lo so, vediamo, speriamo che arrivi qualcuno, ecco. Sicuramente i dirigenti si stanno impegnando al massimo a cercare di completare l'organico, per cui aspettiamo e siamo fiduciosi. Alberto Benassi, Radio Dolce Vita, buonasera, prego. Buonasera, Buonasera. buonasera a tutti, buonasera mister. Oggi abbiamo visto che la sua spalla è un meccanismo che riesce a funzionare al di là di quelli che sono gli interpreti. Nel caso dovesse succedere, e speriamo di no, che dal mercato non arrivi niente, ritiene che la sua rosa sia sufficiente a mantenere la spalla a questi livelli? No, noi dobbiamo cercare di fare il massimo. Questo vorrei avere tutti a disposizione perché magari Tumminello ancora indietro e fra poco recupera. Abbiamo fuori Flocca che fra poco recupera. Abbiamo fuori Di Francesco e quindi sicuramente quando stanno tutti bene siamo la stessa squadra che in pratica hanno giocato quasi sempre questi. Dall'inizio dell'anno, a parte Castro, diciamo così, però ripeto, sappiamo che, e faremo di tutto per trovare qualcuno che ci possa dare una mano, che migliori la competizione, diciamo, nel reparto offensivo. Però siamo fiduciosi comunque perché alleno un gruppo di grandi professionisti, un gruppo che vuole fare bene, un gruppo che non molla mai. E quindi intanto sono contento. Se sarà arricchito da qualche ragazzo che ci possa dare una mano, sono ben lieto di accettarlo. Però innanzitutto vediamo come va a finire, ecco, perché ripeto, so che per certo che la società sta cercando di fare il possibile, però chiaramente dobbiamo avere un equilibrio per quanto riguarda anche l'aspetto economico, perché sappiamo bene cosa vuol dire una retrocessione. Però è chiaro che le società dopo una retrocessione devono equilibrare le cose perché se si vuole dare un futuro alla spalla non bisogna fare il passo più lungo dalla gamba, ecco, per cui siamo fiduciosi e speriamo di trovare qualcuno alle condizioni giuste per noi. Il Monza è sicuramente lo scoglio più difficile che la Spal si trovava ad incontrare nel proseguo di questo campionato. È diciamo così, possibile adesso pensare in una strada un po' più in discesa per la Spal? Ma è in discesa, se andiamo a guardare i prossimi impegni casalinghi incontriamo il Pordenone che è una squadra che sta nei playoff e l'Empoli che è in prima in classifica, quindi non ci sono partite difficili, incontriamo la prossima partita il Cosenza che è andato a vincere con l'Entella ed è in un momento positivo, hanno fatto qualche movimento in entrata, hanno preso Tremolada che sta dando i suoi frutti, quindi è una squadra che è andata a pareggiare a Monza e sarà una partita con tante difficoltà. E quindi non ci può essere un momento di strada in discesa o in salita, dobbiamo spingere sempre perché non aspetta nessuno, perché è un campionato così equilibrato che non ci sono risultati scontati. Grazie. Prego. Alessandro Sovrani, Telesense Radio International, se vuoi intervenire. Sì, mister. Prego.
Non ti sentiamo, Alessandro, apri il microfono per favore. Che lei... Ecco, prego, vai. Mister, buonasera, torno buonasera. Sul mercato perché questo è l'argomento a cui teniamo di più dopo questa buona prova da parte della sua squadra. Ci dica percentualmente quante speranze ha lei che arrivino percentualmente il centrocampista e l'attaccante. Non posso fare pronostici. Non, non giochiamo? No, non posso fare pronostici perché so che non dipende solo da noi, perché l'ho detto, la società vuole fare qualche cosa nei limiti del possibile, quindi sono sempre fiducioso, sono ottimista, spero che si concluda. Non so in percentuale cosa accadrà, però sappiamo che qualcosa si può fare, ecco, quindi ci auguriamo che si possa arrivare a concludere. Come dicevo, dobbiamo essere, prima di parlare troppo bisogna fare che dire, ecco. Quindi, aspettiamo che arrivi. Quanto suo giudizio per consentire alla SPAL di lottare per le prime due posizioni e può essere determinante o importante l'arrivo di questi due giocatori? Senza questi due giocatori quante possibilità ha la SPAL di lottare per la promozione diretta? Ma io non posso fare pronostici di questo tipo, non posso fare questo tipo di previsione, neanche non ho la lampada di vetro, non faccio l'indovino, ecco. Quindi io, una cosa è sicura, che questa squadra, questo gruppo deve mettere l'intensità, la voglia che hanno messo oggi, e sono stati bravi loro a far gol, però poi mi sembra per tutta la partita il nostro portiere non è stato impegnato. Gabriele Stefezza, una partita sicuramente positiva a parte della SPAL, però una partita molto dura, molto arcigna, ci hai rilasciato anche te un po', come dire, un piede, perché insomma è stata una partita anche in un certo senso un po' nervosa. Ci vuoi raccontare insomma cosa è successo un po' durante questo incontro? Lo aspettavamo già una gara così, che tutte e due squadre vogliono andare in Serie A, quindi si aspettava una battaglia del genere. Quindi abbiamo sofferto, abbiamo fatto il nostro gioco e l'arbitro, un po' che devo dire, non dico niente, però è stato così. Abbiamo fatto una buona gara e prendiamo questo punto. Cioè, il punto, secondo te, vista la gara che ha fatto la SPAL e viste le occasioni che ha avuto la SPAL, va un po' stretto? Va un po' stretto, sì, perché abbiamo avuto 3-4 occasioni di fare il secondo gol. Però che dobbiamo fare? Adesso lavoriamo questa settimana e pensiamo a sabato. Tra l'altro la SPAL era partita bene, purtroppo ha incassato questo gol magari forse su una piccola distrazione, poi ha avuto un paio di minuti, diciamo così, di sbandamento e poi ha ripreso subito il pallino al gioco, quindi la prestazione è comunque positiva da quel punto di vista. Sì, abbiamo fatto una bella prestazione, come ho detto prima, abbiamo giocato una buona gara, abbiamo fatto la nostra gara che abbiamo lavorato in settimana e dobbiamo essere sempre così, con la testa giusta, che possiamo salire in Serie A. Ci puoi descrivere invece la tua gara? Che gara è stata la gara di Gabriele Stefezza? La gara è stata con cattiveria, con coltelli nei denti, come tutte le altre gare, come faccio sempre, voglio sempre dare il massimo a questa maglia, sempre con coltello nei denti e aiutare i miei compagni. Come ti stai trovando sulla, diciamo così, destra, diciamo così, a tutta fascia? Più o meno come l'anno scorso, come giocavo con mister Leonardo, è praticamente uguale, giocavo un 3-5-2 pure, quindi sono abituato già. Come hai detto tu, c'è già la testa verso la partita di sabato prossimo col Cosenza, anche qui c'è, come dire, una piccola problematica della SPAL relativamente un po' alle gare esterne. Questo dobbiamo lavorare anche mentale, perché sempre quando andiamo fuori facciamo fatica, quindi questa settimana abbiamo tutta la settimana da lavorare, dobbiamo lavorare bene anche dal punto di vista della tensione così e andare lì a fare la nostra gara. Insomma, vi manca un po' la settimana, diciamo così, intera di lavoro, perché insomma in queste due settimane di ripresa sono state un po' altalenanti dal punto appunto di vista appunto lavorativo. Sì, adesso penso che è la prima settimana che abbiamo tutta la settimana di allenamento, quindi mancava un po' così. Adesso riposiamo un po' e già da lunedì, da domani, pensiamo già alla partita di sabato.